What's up skaters? And fuck haters. Skate è una cosa semplice, è solo skateare, divertirsi e non cagare il c***o. Perché chi commenta sotto i video di qualsiasi persona che c***o fai, sei un poser e bla bla bla, è perché non sa skateare, quindi fatti un'arena di c***i tuoi. Se lo dice lui, che è tipo un old but gold. Sono Vincent, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Se sei nuovo, benvenuto nel canale. Stavo dimenticando la intro. E se ti va, iscriviti, perché oggi Game of Skate con quel Gili. Ci tengo a dire che questa game è stata registrata a Barcellona e che sarà il video introduttivo che va appunto a precedere i vlog che vedranno protagonista la città e il mondo dello skateboarding all'interno della città. Quindi gustatevela e preparatevi, perché la prossima settimana esce il primo dei tre vlog che mi vedono skateare in giro per la Mecca dello skateboarding e il nostro paradiso. Vi lascio al video e buona visione ragazzi, spero vi piaccia. Ve lo presento prima. Lui è Jake, vive a Barça da mezzo anno praticamente ed è una bestia, è tipo nella scena italiana penso da 20 anni. Ormai si è trasferito qua a Barça, è un local ed è una cazzo bomba. Cazzo dirmi da 20 anni, mi sento veramente bene. 15 anni. Sono 15 anni. Lui ha visto crescere un sacco di pro italiani, quindi si va. Andate a seguirlo su Instagram, vi lascio il tag. Smith Backside Out, lo scrivo qua sotto. Lui è da seguire. Game. Penso sia il più bello che abbia mai fatto. Oh,
cazzo, che palle le scarpe nuove! Che palle la tavola nuova! Non ho confidenza con le scarpe, non ho confidenza con la tavola. A questo punto è iniziato il mental breakdown sia per me che per Jake, perché non riuscivamo più a chiudere niente. Eravamo 4-4, volevamo chiudere un trick carino che concludesse la game in modo carino, ma nell'effettivo non ci riusciva niente. E anche se chiudevamo il trick era troppo sketchy per farlo valere. Infatti vi consiglio di continuare a vedere la game, perché abbiamo chiuso dei trick ma non li abbiamo fatti valere. Invece, se non vi interessa, andate direttamente al minuto 9:20, dove uno di noi due chiude un trick decisivo per la game. Fidatevi, perché ne vale la pena. Io non sapevo esistesse questo trick, cioè non ci avevo mai pensato. Quello che ho fatto prima continuare? Ah, se vuoi!
ho perso di brutto. Mi ha chiuso Big Spin Revert, che io non sapevo manco esistesse. Ho preso 5 lettere, lui 4. Game infinita, non riuscivamo più a chiudere niente. Poi c'è da giustificare che sia io che lui abbiamo sia le scarpe che le tavole nuove. Quindi io un Javon sono un po' più abituato, lui le ha cambiate oggi. Sì, anche la tavola. Io uso di solito 8 e 7 e questa è una 9. Io spero che vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un mi piace, commentate con qualsiasi cosa voi vogliate, andate a seguire Jake su Instagram e niente. Peace guys. Come cazzo, cioè, boh, è inesistente, cioè, non, quel trick non esiste. Ma è facile, facciamo un tutorial. Lei si sta pisciando addosso. Saluta. Keep pushing guys. Bye skater. Fuck haters. Nuova sigla dal prossimo video. Voglio ringraziare ancora una volta Jake per tutto quello che ha fatto, perché senza di lui il viaggio non sarebbe stato così divertente e interessante. Ti voglio bene, Omi. Ci vediamo il prima possibile.